partiti. Parte piano anche un ok, la lotta per il comando tra Pertebar e Olimpico M. Poi hanno steccato Norbound, con all'esterno anche Olona e in terza ruota Morgana B. Pertebar dice di no a Olimpico M, adesso cerca di mettersi secondo lo stesso. Ci sta riuscendo, anche se sono molto vicini. E adesso è il turno per andare all'attacco di Morgana B. 26 e 4 per i primi 400 metri, per Tebar al comando, Morgana B che vorrebbe passare ma non dice di sì il battistrada, e così si mette seconda Morgana B dopo 600 in 41 e 8. Adesso è Olona che è scoperta, vediamo cosa succede. Contro caratteristiche, Olona che arriva su Pertebar, deve essere anche richiesta, 57-7, Olona Key che comunque fa fatica a passare Pertebar, tant'è che Marco Marini guarda Domenico Zanca, Olona va anche giù, si agganciano per un attimo, vedete le ruote che sono veramente a contatto, adesso al chilometro, i due sono agganciati, 1.13 in questo frangente, adesso Olona cerca di passare Pertebar che però reagisce. Non riesce Olona a passare Pertebar, e Pertebar così rimonta anche Olona Key quando si attacca all'ultima curva, 14.9 per questo paletto, di dentro c'è il numero 6 di Morgana B, mentre lì vicino c'è anche Osio che adesso va in terza ruota. Pertebar ha detto di no a Olona Key che si è messa in corda, ha speso anche Morgana B, Osio sbaglia, Pertebar 14.9 per la curva, entra in vantaggio e rezza d'arrivo, ci riprova Olona, ci riprova Morgana, ma Pertebar va sempre più forte e oggi la merita davvero, va a vincere Pertebar con Marco Marini nei confronti di Olona Key e poi di Morgana B.